Allora, non ho un'opera figurativa stasera perché le mie opere sono in questo momento tutte in esposizione, ma come tema non ce n'era una in particolare che poteva adattarsi, ma essendo un argomento che mi interessa molto come artista, ho la responsabilità, mi sento la responsabilità di, prima di tutto, di informarmi su quello che mi circonda e soprattutto la responsabilità di come raffigurare nella mia arte la realtà che vivo e la realtà soprattutto che voglio dare, perché immagino che una persona che osservi una mia opera in qualche maniera la osserva con un occhio, con un'emozione e quell'emozione per me è molto importante. Perché attraverso quell'emozione ci può essere un riconoscimento, una svolta, diciamo così, una svolta per una persona, un qualcosa che possa in qualche maniera illuminare anche interiormente, nell'inconscio, quella persona e la faccia riflettere. Collegandomi prima abbiamo parlato anche su Facebook e al telefono. Lui mi diceva, io sono una persona che non mi interessa, lui dice, non mi interessa essere elogiato, ma mi interessa il messaggio. E mi collego con questa cosa perché è importantissima. Questa L'obiettivo è proprio quello, non sentirsi soprattutto soli, non sentirsi senza speranza. Quindi secondo me un artista, perché sia tale, debba veramente creare un messaggio responsabile, un qualcosa che veramente possa dare qualcosa di importante all'osservatore o al lettore. Allora, siccome io in questo momento non posso farvi osservare niente di figurativo, ho pensato di portarvi un pensiero. Perché secondo me il pensiero è creatore, crea. Un pensiero che è molto semplice, fatto di tre parole, che in qualche maniera può darvi un'intuizione, è io ti vedo. Io ti vedo può essere interpretato, perché da cosa può essere interpretato? Dall'intenzione. Parlando di lobby, parlando di case farmaceutiche o di economia o di interessi. Io ti vedo può essere un controllo, io ti vedo. E l'intenzione del io ti vedo è diversa da io ti vedo. E questo è importante, è l'intenzione che una persona mette nel suo pensiero, nella sua parola creativa, che poi dà spazio alla creazione. Nel caso di un artista figurativo, la sua creazione può essere col colore, con la materia, con la scultura. Di un artista delle parole può essere nel teatro, nella danza, nella musica. Ma tutto questo è creativo e dà la possibilità all'osservatore di essere veramente partecipe attraverso cosa? Attraverso il cuore, attraverso il cervello che noi abbiamo qua. Noi abbiamo vari tipi di cervello, ne abbiamo uno nella pancia, ne abbiamo uno che ha sede nella nostra testa. E molte volte questi cervelli ci parlano, queste parti di noi ci parlano con le nostre paure, con la nostra gelosia. Abbiamo tante parti di noi che vorremmo nascondere al limite perché ce ne vergogniamo, ma se noi le osserviamo attraverso il cuore, tutte queste parti hanno ragione. E l'importante è non farle sentire sole, perché attraverso l'unione, attraverso quello che noi viviamo, potrebbe cambiare veramente qualcosa, potrebbe nascere veramente una scintilla. Queste tre parole che ci ha regalato, io ti vedo, sono proprio l'essenza delle relazioni umane, no? Perché limitarsi a non limitarsi a guardare passivamente, ma vedere, che significa vedere oltre, vedere dentro, guardare il cuore, quindi è bellissimo Io quello che ci ha avevo intenzione regalato. di fare una performance, se c'è tempo più tardi al limite ne creiamo una, va D'accordo, bene? grazie. Grazie a voi.